il giornalista Antonio Ferraro alla Banca Sabiese che ha moderato un convegno che ha presentato il libro del professore Raffaele Bussi, Ulisse e il cappellaio cieco. Professore, un libro che rispolvera la cultura greca è una domanda che vorrei farla per quanto riguarda invece il linguaggio. I greci hanno avuto una capacità intuitiva straordinaria nella storia, sono stati gli artefici del pensiero occidentale. È un segreto che risiede nella lingua greca, in particolare nel greco antico? Sì, assolutamente. Il linguaggio, la lingua dei greci è di fatto la nostra lingua, anche se il nostro mondo è dominato prevalentemente adesso dalla cultura latina, ma in realtà è la cultura greco-romana quella che ci portiamo alle spalle. L'Occidente e il bacino del Mediterraneo sono stati caratterizzati dal greco. Napoli è una città dove si parlava greco anche nel primo, nel secondo, nel terzo secolo d.C. E quindi la lingua greca è oggi ancora con noi. Se pensiamo a tutti i termini della medicina, sono tutti derivati dal greco antico. D'altronde la stessa vicenda della Grecia ha posto in difficoltà l'intera Europa negli anni scorsi, e quindi è stato quella vicenda, un paese che rischiava veramente di scomparire, il crollo anche finanziario che ha investito la Grecia, un po' ha rimesso l'Europa di fronte alle proprie responsabilità. Ecco, diciamo, l'Europa senza la Grecia non sarebbe possibile. Oggi tra l'altro stiamo vedendo che cosa sta accadendo ai confini della Grecia, la Turchia che invade la Siria, che tenta di distruggere il popolo curdo, insomma l'intero Medio Oriente, che ci fa comprendere, e quindi in questo il greco antico, la lingua e la cultura dei greci, la filosofia dei greci sono ancora qui ad accompagnarci. Come non si può immaginare un Mediterraneo che vive soltanto della parte nord, cioè dell'Europa ricca, ma bisogna immaginare un Mediterraneo che guardi appunto a tutte le coste, alle coste del Nord Africa, alla costa medio orientale. E quindi il greco sì, è la nostra salvezza in qualche modo. Quindi un'Europa senza Grecia è un'Europa orfana. Esatto, è un'Europa orfana, perché è un'Europa che non assolve alla propria funzione, quella di essere il luogo della civiltà e della cultura e dei diritti umani e della convivenza pacifica tra i popoli. È l'ultima tappa alla Banca Sabiese per presentare Ulisse e il cappellaio cieco, l'opera di Raffaele Bussi. Professore, perché quest'opera e soprattutto in questo periodo storico? Ma perché ho scritto Ulisse il cappellaio cieco? Si scrive non per dire qualcosa, ma perché si ha qualcosa da dire, diceva Scott Fitzgerald. E qualcosa da dire di questi tempi ne avevo, la crisi del vecchio continente. Credo che alla luce soprattutto degli ultimi avvenimenti l'Europa è sotto attacco. L'episodio dell'invasione della Turchia verso l'Iraq, e con l'attacco ai curdi, i quali hanno combattuto contro l'ISIS, è la prova più evidente che l'Europa versa in condizioni particolari. Il problema qual è? La Turchia di Erdogan ha rivolto un attacco, ha minacciato addirittura l'Europa, ma non per nel caso in cui l'avessero attaccata, ma per il solo fatto di criticarla. Un'arroganza inaudita da parte di chi fino a qualche anno fa non osava neppure tossire nei confronti dell'Europa. Ciò cosa significa? Significa che la Turchia di Erdogan, ed Erdogan in particolare, si sente le spalle coperte, per cui la domanda da porsi è la seguente: chi è che copre Erdogan in questo momento?
Sarà forse la terza città nuova di cui parlo in Ulisse e il cappellaio cieco, a coprirgli le spalle e a consentirgli tutto quello che sta facendo? Finisce il capitolo di Ulisse e il cappellaio cieco, ma lascerà il testimone a un nuovo libro, a una nuova opera, che comunque trae spunto da questa ricerca, trae spunto da quella che è una scoperta, anche in questo caso di Omerico, con un omerico stile, e che riguarda persino uno stabiese. Ma ho ultimato da qualche giorno l'ultimo romanzo, Il viaggio di Tito, che credo andrà in libreria il prossimo febbraio. È l'avventura umana professionale di un grande giornalista, tra i grandi della seconda metà del Novecento, Michele Tito. E il viaggio di Tito è la rappresentazione di tutti i guai che l'Europa nel Novecento ha procurato soprattutto a se stessa. Ecco perché oggi l'Europa corre il rischio di pagare un pesante pedaggio a tutte le malefatte del Novecento. E quindi non ci resta che attendere, e aspettando il tempo di poter avviare un nuovo interessante dibattito su quest'altro aspetto del vecchio continente. E con il giornalista Matteo Cosenza, che è stato anche uno dei relatori, che ha dato uno spunto di riflessione a quella che è stata l'opera del professore Raffaele Bussi, e vorrei chiederle oggi quanto è importante il pensiero greco di quella che è stata comunque la Grecia classica, e oggi paradossalmente Ulisse quale interlocutore troverebbe in virtù di quello che è stato scritto nel testo di Raffaele Bussi? Ma noi dobbiamo sempre ricordare che veniamo da lì, la nostra cultura, l'Europa, viene dalla Grecia, dalla storia della Grecia, ed è una storia che un po' si è andata perdendo, non fosse altro come si è visto con la tragedia economica della Grecia. Bussi ha avuto il merito in questo libro di rimettere Ulisse in viaggio per cercare di capire perché questa Europa, l'Ellade, ma questa Europa è in una crisi così grave, perché il Mediterraneo è diventato un mare dove ci sono i morti che galleggiano, dei migranti, gente dalla pelle non bianca, perché l'economia e la finanza sono così potenti, cioè perché le nostre zone sono così invase da veleni. E Raffaele ha fatto questo viaggio facendo porre delle domande che sono rimaste senza risposta, in un romanzo, perché poi è un romanzo molto affascinante, molto intrigante, di cui credo si parlerà a lungo. Ulisse può rappresentare anche una metafora, in particolare lo spirito hegeliano, un qualcosa che viaggia nell'etere e che ispira magari le civiltà e i popoli, e che quindi oggi magari vaga nell'Occidente in cerca di un interlocutore che sappia concretizzare il pensiero e l'identità del mondo occidentale? Ulisse incarna oltre che la proverbiale astuzia, ha una mente colorata, come è stata detta da un grande critico come Pietro Citati, ma è soprattutto voglia, sete di conoscenza, di ricercare la verità, le ragioni, eccetera. E quindi qual è l'interlocutore di Ulisse oggi? Ma non lo sappiamo. In realtà un Ulisse è dentro ognuno di noi, nel momento in cui ci poniamo delle domande, cerchiamo di trovare le risposte, è come dire, un po' incarna l'anima dell'uomo non abbrutito, dell'uomo che purtroppo che sia un uomo capace di non disperdere la propria intelligenza. Oggi purtroppo
siamo di fronte anche a fenomeni. La Fede parla dell'algoritmo, lo individua come un elemento negativo del nostro tempo, in cui noi abbiamo come interlocutore neanche più l'uomo, abbiamo come interlocutore un fatto tecnico. E qui è la tragedia, e qui è anche la curiosità di capire dove si va a parare, dove si va a finire.